E davanti la casa del grande drammaturgo italiano salentino Carmelo Bene, noi iniziamo la nostra passeggiata attraverso la città dei martiri, crocevia di diverse culture, religioni e etnie. La prima luce, la prima alba d'Italia ogni volta ci sorprende da Punta Palacia. E poi Otranto ha dato il suo nome al canale che divide l'Italia con l'Albania. E non solo, la gloriosa terra d'Otranto, questo antico territorio che era parte del regno di Napoli. Ma il territorio comunale possiede tantissime frazioni. Esse anche importanti mete turistiche, come per esempio Porto Badisco, Fontanelli, Serra Alimini, Frasanito e Conca Specchiula. Luoghi di enorme bellezza come la Baia di Turchi, storico luogo dell'approdo dei soldati turchi. E poi i laghi Alimini, due splendidi bacini, uno di acqua dolce e l'altro di acqua salata, alimentati da diverse sorgenti e circondati da una fantastica macchia mediterranea e introdotti di una bianchissima lingua di sabbia. E non possiamo nemmeno dimenticare le meravigliose Valle dell'Idro e la Valle delle Memorie. Un consiglio di noi di Terre del Salento: quando volete godervi di una giornata di mare senza il caos delle spiagge e dei turisti, potete andare alla Baia delle Orte, perché è un luogo selvaggio e incontaminato. Questo discorso vale per Porto Badisco. E molto vicino a Porto Badisco troviamo la Grotta dei Cervi, la Cappella Sistina della preistoria. Straordinaria testimonianza della vita di antiche civiltà. E appena fuori la città, davanti a noi, un spettacolo di colori veramente stupefacenti, la cava di bauxite. E questo è il castello aragonese d'Otranto, fatto costruire alla fine del 400 da Fernando I d'Aragona, sulla base di un preesistente fortezza militare costruita dagli Svevi. Questo castello è cinto da un profondissimo e enorme fossato, è a pianta pentagonale e possiede tre torri cilindriche. Nell'ingresso principale lo stemma del grande imperatore Carlo V. Poco distante dal castello troviamo la cattedrale di Santa Maria Annunziata, la cattedrale d'Otranto, una fantastica opera dall'immenso valore artistico e storico risalente al XI secolo. La chiesa conserva i resti della pagina più triste del territorio salentino.
I resti del massacro degli 800 fedeli che durante la invasione dei turchi nel 1480 tentarono la resistenza non volendo rinnegare la propria fede. Il massacro dei martiri d'Otranto. Altro tesoro custodito nella chiesa è il mosaico pavimentale. Un vero e proprio capolavoro che raffigura l'albero della vita. Si può dire che è un'enciclopedia del cristianesimo, dove molti episodi dell'Antico Testamento ed in generale il cammino che l'uomo deve svolgere per purificarsi dal peccato originale e raggiungere la salvezza eterna. E dopo la cattedrale d'Otranto, un piccolo, grande gioiello, la chiesa più antica di Otranto. Queste sono le mura che racchiudono una enorme bellezza e sacralità, la chiesa bizantina dedicata a San Pietro. E il suo nome è dovuto alla credenza che San Pietro passò proprio da qui durante il suo cammino dalla Palestina verso Roma. Altri luoghi di culto che caratterizzano Otranto sono la Santissima Maria dei Martiri, la Madonna del Passo e la Madonna dell'Alto.